Amici, dalla centralissima via dei Valenzani a Cagliari, proprio dinanzi a una nuova lottizzazione i cui lavori chiaramente procedono a oltranza, e noi ci stiamo invece addentrando in un piccolo stradello, un piccolo sentiero che ci conduce purtroppo a uno dei tanti luoghi abbandonati in città. Adesso vi faremo naturalmente scoprire, per coloro i quali ancora non conoscessero, cosa si cela qua fra queste quattro mura diroccate, l'interno di questo edificio. Bisogna anche stare attenti perché ci sono segni inequivocabili chiaramente di presenza di tossicodipendenti. Una siringa chiaramente senza il tappo di protezione ci fa già capire dove siamo. È un sentiero abbastanza identificabile, come potete vedere abbastanza marcato, quindi c'è il via vai di giovani tossicodipendenti. Come potete vedere, un edificio che poteva avere un suo pregio storico, artistico, che adesso andremo a vedere che cosa nasconde. Siamo all'interno proprio di uno di questi locali, via dei Valenzani, dinanzi proprio al supermercato Conad. E qui ovviamente non occorre parlare, ma soprattutto vogliamo far parlare le immagini, che contano molto di più. Bustine di siringhe, le stesse siringhe utilizzate dai tossicodipendenti, soliti tappi in plastica. Ecco qua, questo è il regno chiaramente sia del degrado, dell'incuria, ma soprattutto il regno dei drogati, tossicodipendenti che ovviamente quotidianamente vengono qua, si bucano e buttano qua dentro. Per ora non abbiamo trovato delle persone, ma anche se ci fossero state avremmo continuato ovviamente a riprendere. Da via dei Valenzani, Cagliari, per ora è tutto, dalla Cagliari città turistica.